Allora, adesso il nostro scopo è quello di definire funzioni integrabili. Però prima dobbiamo definire le funzioni misurabili. Allora, noi abbiamo il nostro spazio di misura x, sigma, mu. E supponiamo di avere una funzione f da x a valori in R. Nel contesto, per esempio, del linguaggio che voi avete studiato in probabilità, x chi è? Sono gli outcomes, spazio di ambito, tra gli eventi elementari. Sigma sono gli eventi misurabili. F chi è? No? F è una variabile aleatoria. Variabile aleatoria, là c'hai omega sigma p e hai x grande da omega quadrato. Quindi questa è una variabile aleatoria. Nel linguaggio della probabilità. Ok? Di una variabile aleatoria tu fai il valore atteso. Che è il valore atteso? È l'integrale di f in demo. Voi siete fuorviati dal fatto che demu, mu, la probabilità mu che avete in genere voi, c'ha una densità che è normalizzata per dx. Quindi state in una dimensione e ha una densità rispetto a dx. Questo poi lo vedremo. Però in generale la nostra configurazione è molto generale. X sigma mu f va da x in R. Quando è che si dice misurabile? Si dice misurabile se solo se per definizione f a meno 1 di A appartiene a sigma per ogni A aperto di R. Io uso questa definizione qua, ce ne sono di altre che sono equivalenti, ma io voglio usare questa. Cioè, noi vogliamo che almeno in verità esercizio misurabile. Se solo se f a meno 1 dell'insieme, cioè se l'insieme degli x, tali che f di x è maggiore di alfa, appartiene a sigma per ogni alfa appartenente a f. Cioè se e solo se f a meno 1 della semiretta aperta alfa più infinito appartiene a sigma per ogni alfa appartiene a sigma. Cioè noi vogliamo, quindi in realtà potrei dare questa come definizione, se è una cosa equivalente a questa, forse era pure meno. Anche perché questo esercizio lo faremo, però diciamo ci saranno dei dettagli dell'esercizio che non lo so se riuscite a comprendere al 100%.
importante, ragioniamo un attimo su questa definizione, che come al solito le definizioni non è che si devono dare così, è così, questa cosa si chiama così, si devono dare in maniera ragionata, cioè poi le cose devono funzionare, gli enunciati devono venire bene e i teoremi devono venire bene. Cosa pretendiamo affinché una funzione sia misurabile? Pretendiamo che la controimmagine dei, insomma, questi qui si chiamano insieme di livelli. Pretendiamo che almeno gli insiemi di livello della funzione siano misurabili. Ok? Che cos'è? Se io prendo una funzione, qua prendiamo una funzione per esempio da R in R. Cos'è l'insieme di livello alfa? In questo caso è l'unione di due semiretti. Cioè dove questo è il valore alfa, io prendo il valore alfa, devo prendere la zona dove la funzione è più grande di alfa. Però attenzione, l'insieme di arrivo a R con la topologia euclidea, quindi aperto, stiamo parlando di aperto rispetto alla topologia euclidea, R ci sta, la distanza euclidea, la solita distanza. Quindi sono gli aperti quelli classici, quelli normali, quelli che già conosciamo. Infatti questi qui cos'è? Una semiretta aperta. Okay. Allora noi pretendiamo che almeno questi insiemi siano misurabili, perché se no c'ho veramente difficoltà a fare diciamo l'integrale della funzione. Se qui, allora, per esempio, prendete una funzione che vale 0 su un insieme e 1 su un altro insieme, ok? Cioè vale 1 su un insieme e 0 fuori, cioè la funzione caratteristica di E. Io prendo la funzione caratteristica di E. Questa funzione caratteristica vale 1 se x appartiene ad E e 0 se x non appartiene ad E. Secondo voi, se io voglio integrare questa funzione in D mu, quindi stiamo parlando di una misura generica mu sullo spazio x, qual è la definizione da dare coerentemente con quello che abbiamo fatto fino a mo? Chi deve essere questo? Cioè, non è che arrivati a questo punto non è che ci possiamo inventare le cose. Una funzione che vale 1 su E, quindi mi sta dicendo che io devo contare l'insieme E una volta rispetto alla misura mu. Che deve venire? Secondo voi chi deve essere questo? Di E, cioè non è che possiamo inventarci le cose, cioè l'unica definizione coerente. Allora, se questo deve essere mu di E, l'insieme, allora se io prendo l'insieme delle x tali che chi E di x è maggiore di un mezzo, chi viene? Viene E. Quindi cioè, gli insiemi di livello di questa funzione sono due. Se alfa sta sotto 0, l'insieme di livello è tutto x, che è misurabile, lo sappiamo. Anzi, sono 3. Se alfa sta sopra 1, l'insieme di livello è il vuoto. Se alfa è compreso tra 0 e 1, l'insieme di livello è E. No? Se tu hai una funzione caratteristica di questo, qua sotto c'è fa l'insieme di livello. A questo livello qua diviene tutto x, fa l'insieme di livello qua, diviene solo questo insieme qua, fa l'insieme di livello qua, diviene 1. Cioè, tre possibilità c'hai, non è che puoi invertirti le cose. Allora, se noi vogliamo integrare questa funzione, che è la funzione più semplice possibile, la funzione caratteristica di un insieme, cosa ci vuole? Che l'insieme debba essere misurabile. Ma questo insieme è proprio l'unico insieme di livello non banale. Allora vedete che il discorso di richiedere che gli insiemi di livello siano insieme della sigma algebra, siano misurabili, è naturale. Non è una cosa che uno si è inventato. Chiaro?
esercizio vedremo si complicherà, quindi mo questo esercizio lo rimandiamo per adesso. Okay. Voglio prima dare la definizione di integrale e poi andiamo a vedere di ragionare sull'esercizio. Allora, ripeto, se abbiamo la funzione caratteristica di un insieme E, questa si dice integrabile secondo Lebesgue rispetto alla misura mu sullo spazio X se e solo se è misurabile. Ma quando è che è misurabile? Quando E è un insieme misurabile. Ok? Quindi quali sono le funzioni caratteristiche integrabili? Solo le funzioni caratteristiche degli insiemi misurabili. E l'integrale per definizione è questa. Ok? Quindi, definizione integrale della funzione caratteristica di un insieme misurabile. Adesso andiamo. Questo è uguale a Riemann, no? Sembra uguale a Riemann. Non è uguale. Noi cosa facevamo con Riemann? Già c'è una profonda differenza. In una dimensione che cosa facevamo? Integrali delle funzioni caratteristiche all'inizio. Di che? Intervalli semiaperti a testa, ricordate questo? Qua di insieme misurabile, come vedremo c'è una differenza abissale. Un insieme misurabile può essere anche un insieme molto complicato, ok? Però a noi che ce ne frega, tutta la difficoltà dell'integrazione è scaricata sul fatto di calcolare la misura di E. Noi sappiamo che misurabile ci sta la misura, mu di E fa l'integrale. Nel caso dell'intervallo si sapeva quant'era l'integrale. Se l'intervallo era B, la lunghezza, stavamo in una dimensione, la lunghezza era B meno A. Invece qua stiamo in uno spazio di misura qualunque, con una misura qualunque, però sappiamo che quello è un insieme misurabile, quindi deve stare la misura, fa mu di E. Ci siamo fino a qui. Adesso andiamo a dare quest'altra definizione. Prendiamo f da x in r, x è il solito spazio di misura, si dice semplice se solo se per definizione f si può scrivere come somma per j che va da 1 a k di lambda j per la funzione caratteristica di E con J. Vabbè, X non ce la mettiamo, visto che non l'abbiamo messa qua, non mettiamo neanche qua. Dove E con J appartiene a sigma per ogni J compreso tra 1 e K. Quindi che cos'è una funzione semplice? È una combinazione lineare finita di funzioni caratteristiche di insieme misurabile. Cos'era una funzione semplice, o meglio a scalino? Vi ricordate che noi la chiamavamo a scalino?
proprio perché così tenete ben presente la differenza. Quelle di Riemann sono a scalino, perché sono veri e propri scalini. Queste sono funzioni semplici. Cos'è una funzione a scalino? È una combinazione lineare finita di funzioni caratteristiche di intervalli semiaperti a destra. Ok? Definizione: integrale esteso a x di f in d mu, per definizione è uguale a somma per j che va da 1 a k di lambda j per la misura. Questa definizione è altresì obbligata. Per quale motivo? L'integrale dovrà risultare lineare, ma se deve essere lineare, l'integrale della somma deve essere uguale alla della combinazione lineare, deve essere la combinazione lineare degli integrali. Se l'integrale di una funzione caratteristica era mu di e con g, l'integrale della combinazione lineare deve fare sommatoria per g che va da 1 a k, lambda g mu di e con g. Quindi l'integrale della funzione semplice deve venire così, basta. Ok? A questo punto, prima c'è una proposizione di cui per adesso rimandiamo la dimostrazione, dipende quando la facciamo, quando andiamo a fare quell'esercizio là. Supponiamo di avere una successione f con n di funzioni semplici e positive. Ok? Noi questa cosa la vedremo più in generale, questo qua sarà un caso particolare, l'estremo superiore di una successione di funzioni misurabili, sia il limsup che il limint sono misurabili, ma comunque, diciamo, non generalizziamo dove non è opportuno. Quindi prendiamo una successione di funzioni semplici. Ok? Queste sono l'analogo delle funzioni semplici minorate. Delle funzioni a scalino minorate. Allora, questa proposizione è vitale. Perché? Se vi ricordate Riemann, io prendo la funzione, la approssimo dal basso e dall'alto con le funzioni a scalino. Se l'integrale della differenza è piccolo, posso renderlo piccolo quanto mi pare, dico che la funzione in mezzo è integrabile secondo me. Ok? Qua invece
prendo le funzioni delle funzioni da sotto, prendo l'estremo superiore, intanto questa funzione viene misurabile. Questo mi permette di definire sia f da x a valori in R misurabile f di x maggiore o uguale di 0 per ogni x appartenente a x. Per adesso non parliamo di quasi ovunque, ne parleremo la prossima volta. Allora, prendiamo una funzione misurabile positiva. Allora io posso dire che l'integrale di f in de mu su x per definizione è uguale all'estremo superiore dell'integrale su x di phi in de mu, tale che phi è una funzione semplice maggiore o uguale di 0 minore o uguale di f. Cioè io cosa faccio? Non faccio altro che l'estremo superiore dell'integrale da solo. Il fatto che però la funzione sia integrabile è dovuto al fatto che sia misurabile. Quindi, diciamo, le funzioni, non tutte le funzioni sono integrabili. Ci mettiamo a priori sulla classe le funzioni misurabili. Quelle sono integrabili, sostanzialmente. Nel senso che se sono positive sono integrabili. Se sono di segno variabile, deve essere integrabile la parte positiva e la parte negativa. L'unica cosa che non va bene è quando entrambi gli integrali fanno infinito, perché in quel caso l'integrale dovrebbe fare infinito, meno infinito non si può fare. Se uno solo dei due integrali farà più infinito, diremo che la funzione è semi-integrabile. Se tutti e due gli integrali sono finiti, diremo che la funzione è L1. Suona qualcosa? Avete sentito questa parola? L1 magari no, ma L2 sì. Avete segnato, sì. Funzioni a quadrato sommabile. Quali sono le funzioni sommabili? Esattamente quelle che hanno quadrato sommabile, vuol dire che integrale di f quadro è finito, f quadro è misurabile e integrale di f quadro è finito. Che vuol dire? Basta, non è che vuol dire altro. Chiaro? Ora però qua ci può essere un fraintendimento forte. Uno può pensare che la differenza tra Riemann e Lebesgue sia nel fatto, il problema dei segni è un problema marginale, pensiamo alla funzione soltanto positiva, positiva, misurabile, integrabile, integrale è questo. Allora uno può pensare che l'integrale sia definito come l'estremo superiore dell'integrale solo da sotto e basso, cioè la differenza sia del fatto che prima dovevo fare l'estremo inferiore dell'integrale da sopra e l'estremo superiore dell'integrale da sotto, e qua devo fare invece solo uno. No, la differenza non è questa. Questa definizione è fatta per comodità, ma per esempio se una funzione misurabile è limitata, l'estremo superiore degli integrali da sotto e l'estremo inferiore degli integrali da sopra coincidono, ok? E sostanzialmente coincidono praticamente sempre, quindi non è un problema, quello da sopra non ce lo mettiamo perché coincide, è inutile mettercelo. Perché coincide? Perché la funzione è misurabile. Attenzione però, e quindi qual è la differenza? La differenza è che in Riemann tu approssimavi da sotto e da sopra con le funzioni a scalino, che tra l'altro potevi definire solo funzioni a scalino a valori in R, possiamo definire, quest'anno potremmo definire funzioni a scalino definite su Rn, scusate, funzioni a scalino definite su R l'anno scorso, quest'anno potremmo prendere funzioni a scalino definite su Rn, su R2, su R3, su R4. Anche qua, anche là si possono fare le funzioni a scalino.
Qua invece usiamo le funzioni semplici. Le funzioni a scalino sono semplici, ma le funzioni semplici non sono a scalino. Non sempre. Per esempio, la funzione di Dirichlet, quella che prima non era integrabile, è una funzione semplice integrata a zero. Perché quell'insieme là, per la derività numerabile, è una successione di punti che avere misura nulla, la sua funzione caratteristica deve avere integrale a zero. Quindi quello che era una cosa non integrabile secondo Riemann diventa una cosa integrabilissima secondo Lebesgue, integrata a zero. Ci ritorneremo in questo esempio. Quindi, ripeto, il discorso non è il fatto di approssimare da una parte sola, ma è il fatto che le funzioni approssimanti sono semplici, cioè sono una categoria molto più ampia di funzioni, non solo molto più ampia quando andremo a fare la misura di Lebesgue su R, la misura di Lebesgue su R2, eccetera, ma queste funzioni semplici le possiamo definire su qualunque spazio di misura, cioè un contesto assolutamente generale. È chiaro? Ok. Per rendere la cosa ancora un po' più chiara, vabbè, prima finiamo le definizioni. Quindi, quanto riguarda le dimostrazioni di Beppo Levi, eccetera, se ne parlerà mercoledì. Però, quindi anche quegli esercizi faremo mercoledì, vogliamo però finire la definizione. Se F, diciamo, da X in R è misurabile e non ha segno costante, allora F sarà la sua parte positiva meno la sua parte negativa. Entrambe queste funzioni sono misurabili. Se questo è misurabile, queste sono misurabili. Quindi si può fare l'integrale della parte positiva, e questo appartiene a 0 più infinito, e si può fare l'integrale della parte negativa. E questo appartiene a 0 più infinito. Ricordatevi che le funzioni positive, questo è un estremo superiore, quindi può fare anche più infinito. Quindi integrali di le funzioni a segno costante possono essere anche infiniti. Allora, qual è la situazione? Se integrale di f più è uguale a integrale di f meno uguale a più infinito, f non è integrale, perché non sapremo dare nessun significato a più infinito. Chi sarà l'integrale di f? Sarà l'integrale di f più meno l'integrale di f meno, per linearità. E quindi, se andiamo a dare questa definizione, e qua ci troviamo in difficoltà, perché infinito meno infinito indeterminata era e indeterminata rimane. Se integrale di f più nel modo fa più infinito integrale di f meno in mu è finito, f si dice semi o viceversa, semi integrale. In questo caso, quando farà l'integrale di f? Se questo è infinito e questo no, fa in più infinito. Se invece questo è finito e questo no, farà meno infinito. Perché se questo integrale di questo è più infinito, integrale di questo no, diremo che l'integrale di f fa più infinito, altrimenti diremo. Però diciamo queste funzioni capitano
Non dico che capitano proprio di lato, qualche volta servono, però non è che. E analogamente nell'altro. L'ultima la scrivo a parte perché è la più importante. Se l'integrale di f più è finito, l'integrale di f meno è finito, allora diciamo che f è assolutamente integrabile. Scriviamo f appartiene a L1 mu di x, integrabile con l'esponente 1 secondo le belle rispetto alla misura mu sullo spazio x. Integrale secondo le belle con l'esponente 1 di mu su x. Naturalmente molto spesso si chiama L1 e basta, perché mu e x si sanno da a priori dove stiamo e con che misura ragioniamo. E si pone integrale di f in de mu uguale definizione integrale di f più meno integrale di f meno. Vediamo se avete capito. Se invece di meno ci metto più qua, che cosa mi viene? Se invece di meno qua ci metto il più, invece di venirmi l'integrale di f, cosa mi viene? Se io faccio, invece di fare la parte positiva meno la parte negativa, che ottengo f, faccio la parte positiva più la parte negativa, che ottengo? E quindi, se qua ci metto più, mi verrà il valore assoluto di f. Infatti, assolutamente integrabile cosa significa? L'integrale del valore assoluto, un altro modo di dirlo è che l'integrale del valore assoluto deve essere finito. Invece di dire che sono entrambi finiti questi, basta dire che l'integrale del valore assoluto di f, che è uguale all'integrale di f più l'integrale di f meno deve essere finito. La funzione quindi è assolutamente integrabile, significa integrabile il valore assoluto, misurabile e con l'integrale del valore assoluto. È chiaro? Allora, vediamo un po'. Allora, forse facciamo quell'esercizio là, almeno una parte. Allora, prima di fare quell'esercizio, però ricapitoliamo un attimo, perché questo mi sembra un buon momento per fare un piccolo riepilogo. Allora, noi che abbiamo fatto stamattina? Siamo partiti dicendo, noi vogliamo una misura. Non ci accontentiamo della misura di Peano Jordan. Perché? Perché non ha l'additività numerale. Noi vogliamo una misura. Che cosa deve essere una misura? Io ho uno spazio, ho una sigma algebra, cioè una famiglia di sottoinsieme dello spazio che è stabile rispetto alla complementazione dell'unione numerabile. Questo perché sono due richieste naturali che vengono per esempio dalla probabilità. La misura dell'evento opposto deve essere 1 meno la misura di un evento misurabile, di un evento che ha una probabilità, e poi che la misura di un'unione numerabile disgiunta, la probabilità di una successione di eventi che hanno probabilità, deve essere la somma della serie delle probabilità. Ok? Per esempio. Ma possiamo anche prendere altri esempi che vengono da altre branche delle applicazioni della matematica.
Però per fare una teoria della misura, quindi mi serve una somma algebra e mi serve l'additività numerabile. Questo so, so solo questo in partenza. Allora, dopodiché prendo una misura. Se abbiamo queste proprietà, ne ricavo alcune proprietà elementari. La misura del vuoto deve fare 0, tranne in un caso banale in cui è tutto più infinito. La misura è una funzione crescente di insieme, passa al limite sulle successioni crescenti di insieme, passa al limite sulle successioni decrescenti di insieme a patto che un insieme della successione abbia misura finita. La misura di un'unione disgiunta è la somma della serie di misure, questo già lo sapevo per definizione. La misura di un'unione finita si fa col principio di inclusione e esclusione e qualche altra proprietà elementare. Bene, adesso voglio passare dalle misure agli integrali. No? Con Riemann in Rn io defino direttamente le funzioni integrabili come diciamo approssimabili con le funzioni a scalino sopra e sotto, e poi definivo la misura di un insieme con l'integrale della sua funzione caratteristica. Allora, questo punto di contatto me lo conservo, me lo vado a riprendere. Per quale motivo? Io non passo attraverso le funzioni caratteristiche degli insiemi degli intervalli, anche perché in X in generale in Rn ci saranno gli intervalli, anche in Rn, anche in R2 gli intervalli sono i rettangoli, gli intervalli di R2, gli intervalli di R3 sono i parallelepipedi con i lati paralleli agli assi coordinati, però in generale in uno spazio X, se non è di questo tipo, magari non ci stanno neanche gli intervalli, non ci sono neanche, chiaro? Quindi che faccio però? Però io ho la se voglio che appunto che l'integrale di una funzione caratteristica sia la misura di quell'insieme, e quantomeno l'insieme deve essere misurabile, no? Quindi io che cosa faccio? Dico che una funzione è misurabile quando tutti i suoi insiemi di livello sono misurabili. Questa è una richiesta naturale che viene dal fatto che le funzioni caratteristiche come insieme di livello hanno l'insieme E. Funzioni caratteristiche di E come insieme di livello, a parte quelli banali, hanno l'insieme E. Quindi almeno gli insiemi di livello di una funzione voglio che siano misurabili. Allora, dico che queste funzioni sono misurabili. Allora, in realtà adesso faremo un esercizio che mi fa vedere che per esempio se ho una successione di funzioni misurabili, il limite che converge puntualmente, il limite è misurabile. Se ho un estremo superiore di una successione di funzioni misurabili, il limite è misurabile. Però questo è un bel esercizio. Perché è un bel esercizio? Perché mi permette di dire che quando io ho delle funzioni misurabili e passo al limite, in genere io faccio successioni O, successioni e serie, passo al limite, non devo, quando voi passavate al limite su una successione di funzioni integrabili secondo Riemann, prima dovevate vedere se la funzione era integrabile secondo Riemann e poi vedere se potevate passare al limite su successioni integrabili, chiaro? Qua non è così, la misurabilità è garantita. Allora si tratta di vedere se queste funzioni misurabili sono integrabili oppure no. In realtà sì, praticamente sempre, almeno se sono positive l'integrale si definisce sempre come l'estremo superiore degli integrali delle funzioni semplici minoranti. Ma allora la differenza con l'integrale di Riemann è che qua stiamo facendo soltanto l'estremo superiore dell'integrale delle funzioni semplici maggioranti, lì facevamo tutte e due. No, la differenza non è quella. Praticamente sempre questo integrale delle funzioni semplici minoranti coincide con l'integrale delle funzioni semplici maggioranti. Praticamente, non sempre, perché alcune funzioni non ce l'hanno la funzione semplice maggioranti. Però se, diciamo, se la funzione è limitata e diciamo, per esempio, se stiamo su R è limitata e nulla fuori di un intervallo, sicuramente coincide. Quindi non è quello il problema è un altro. E il problema è che stiamo integrando con le funzioni. Diciamo, stiamo facendo l'estremo superiore con le funzioni semplici, che non sono quelle a scalino, sono molte ma molte di più. Molte ma molte di più. Ok. Allora,
prima di fare quell'esercizio che faremo se avanzerà a tempo, se no lo faremo direttamente la mercoledì, invece mi è venuto in mente che volevo fare un'altra cosa più importante. Volevo fare l'esempio originale di LeBeg, perché come gli è venuto in mente a LeBeg di creare questa teoria dell'integrazione? Diciamo, in realtà noi abbiamo insistito molto sulla differenza tra funzioni a scalino e funzioni semplici, quindi scaricando tutto la difficoltà del calcolo dell'integrale sul calcolo della misura, che supponiamo già esistere, però in realtà a LeBeg gli è venuto in mente da fare gli integrali normali, cioè quelli di funzioni di una variabile. E gli è venuto in mente per un problema molto semplice, che però lui risolveva efficientemente in un altro modo. Allora, ci sono le feste patronali, per esempio. Diciamo, il problema originale di LeBeg non era questo, io sto facendo un problema che ha lo stesso tipo di struttura. Quando ci sono le feste patronali, per esempio qua a Cassino c'è la festa di Sant'Antonio, ci sta un comitato che va casa per casa e incassa dei soldi e rilascia una ricevuta, poi versa i soldi. Allora, per esempio, questo va da un certo numero di utenti. Allora, il primo quanto dà? Mettiamo 10 euro. Il secondo dà 5 euro. Il terzo ne dà 15. Il quarto ne dà 5. Il quinto ne dà 10. E così via. Ok? Allora, fare così per far capire che non siamo in scala, questo qua non è 100 volte questo. Allora, abbiamo detto il primo 5, il secondo, al primo avevamo detto 10, il secondo 5, il terzo 15, il quarto 5, il quinto 10. Ok? E così. Adesso vedete, io ho preso un intervallino di lunghezza 1 per ogni contribuente, ognuno che dà i soldi. E qual è l'incasso totale che viene fatto per la festa di Sant'Antonio quel giorno? Perché quel giorno hanno visitato solo 100 case, poi ci saranno altri giorni. Devo fare l'integrale di questa funzione a scalino, cioè faccio 10 per 1 che fa 10 più 5 per 1 che fa 5, quindi devo fare la somma l'ultimo aveva dato 10 e qua abbiamo il totale. Questo è l'integrale di Riemann. È l'integrale di Riemann questo? Bene. LeBeg dice questo integrale però non è il modo migliore per calcolarlo. Diciamo, il modo migliore per calcolare questo integrale non è fare questa somma. Questa somma io la faccio, sbaglio, ricalcolo, rifaccio, risbaglio. Non è il modo migliore. Il modo migliore qual è? Allora, il modo migliore abbiamo avuto, io avevo 100 persone,
ne abbiamo avuto 55 che hanno dato 10 euro, 20 che hanno dato 15 euro e 25 che hanno dato 5 euro. Siccome i valori 5, 10 e 15 più o meno erano fissi, io vado a vedere soltanto quanti hanno dato, cioè i valori del codomino erano pochi. Questi sono i valori del codomino della funzione. 5, 10 e 15. In genere la gente dà più o meno, magari, che ne so, ci sarà qualcuno che darà cosa diversa. Supponiamo che, ok? In ogni caso ci sono dei valori che sono ricorrenti. Allora, immaginate di avere questa sfilza di 100 numeri e di avere invece già fatto quel conto là, che 55 persone hanno dato 10 euro, 20 persone hanno dato 15 euro, 25 persone hanno dato 5 euro. Quanto fa il totale? Qua siete in grado di farlo velocemente? Quanto fa questo totale? Fa 975 euro. È facile perché qua ce n'hai 550, 55 per 10, qua ce n'hai 300 e qua ce n'hai 125. E perché l'ho fatto molto più rapidamente? Perché io questi li ho contati, ho messo ogni volta che prendevo, come facevo? Ogni volta che quello dava 5, la ricevuta da 5 la mettevo nel mucchietto della ricevuta da 5. Separavo 5, 10 e 15, poi contavo. Prendevo, quella da 5 sono 25, quella da 10 sono 55, quella da, 20, da 15 sono 20. Moltiplicato, è fatto. A che cosa corrisponde questo? Al fare la funzione semplice. Chi è la... Allora, io se prendo la funzione semplice, cioè se prendo f a meno 1 di 15, questo chi è? Questo è, allora, f a meno 1 di 15 è l'intervallo, per esempio, 2, 3, se usavo qua gli intervalli sinistra, destra e destra, poi ci saranno altri intervalli, 2, 3, unito 7, 8, unito, eccetera, eccetera. Però alla fine li vado a contare, questi intervalli sono tutti lunghi 1, ma in totale sono 20. È chiaro? Quindi la controimmagine di 15 era un'unione di intervalli, che è più complicata di un intervallo secco. Però vabbè, fino a qua non cambiava la struttura degli insiemi, ok? Perché sì, cambiava, non era più un intervallo semiaperto a destra, era un'unione di intervalli semiaperti a destra. Però l'unione di intervalli semiaperti a destra, sempre un numero finito di intervalli semiaperti a destra, solo. Però immaginate adesso di variare la lunghezza degli intervalli e di fare un'unione di intervalli che sono lunghi diversi, diciamo diversamente, che hanno una lunghezza diversa. E già diventa più complicato. Perché se io prendo una funzione adesso fatta così e vado a prendere la controimmagine in cui dell'insieme in cui i punti in cui il livello è compreso, che ne so, tra m su h ed m più 1 su h, allora questo insieme qua sarà per esempio fatto così, ma diciamo f di x compreso tra m su h ed m più 1 su h. Cioè, qual è l'idea? L'idea è quella di partizionare il codo, invece di spaccare il dominio, io quando ho Riemann divido il dominio in tante parti uguali, invece io voglio partizionare il codominio in tante parti uguali. E per esempio faccio la controimmagine di questo insieme. Quando vado a fare la controimmagine di questo insieme, che cosa ho? Per esempio, qua ho un intervallo semiaperto a destra.
qua ho un intervallo semiaperto a sinistra. Perché? Perché qua la funzione sta salendo, qua la funzione sta scendendo. Qua c'ho un intervallo chiuso a sinistra e a destra, perché qua c'ho l'uguale sia qua che qua. Qua c'ho un intervallino semiaperto a sinistra e qua c'ho un intervallino semiaperto a destra e qua c'ho un intervallino semiaperto a sinistra. Quindi, come vedete, questo insieme qua è già più complicato, perché è l'unione di due intervalli semiaperti a destra più due intervalli semiaperti a sinistra più un altro intervallino chiuso. E le lunghezze di questi intervalli sono variabili, perché dipende dalla funzione. E questa è una funzione continua. Ok? Immaginate adesso che quest'unione sia un'unione numerabile. È chiaro che la cosa si complica enormemente. Quindi, diciamo, la controimmagine, questo è f a meno 1 dell'insieme m su h compreso m più 1 su h più 1 escluso. Quindi la controimmagine dell'intervallo semiaperto a destra sul codominio può essere un insieme molto complicato, ma a noi non ci interessa. Cioè, ci interessa, ma fino a un certo punto. Se riesco a valutare la lunghezza di questo insieme, io so la lunghezza di quell'insieme è 250. Che vuol dire? Che 250 utenti hanno offerto tra m su h e m più 1 su h, più o meno m su h. Quindi, se voglio valutare il contributo di quegli utenti, sarà 250 per m su h circa. È chiaro? Cioè, non è chiarissimo, qua era più chiaro. Però, diciamo, questa idea originale permette di scaricare il problema del calcolo dell'integrale sul problema del calcolo di certe misure nell'insieme di partenza, che vengono moltiplicati per il valore della funzione del codominio. Questo procedimento, non vi preoccupate, voi lo fate già. Perché quando fate avete fatto la media di una variabile di Bernoulli, no? Allora vedete la probabilità che la variabile di Bernoulli faccia 7 è quella. Quindi fate 7 per la relativa probabilità. E cosa state facendo? State facendo le becche, state facendo 7 per la misura del codominio. E così via. Quindi è un modo, le beghe è partito dal fatto che l'integrale si calcola più velocemente se io fisso più o meno il valore del codominio e mi vado a vedere la misura dell'insieme contro immagine. Quando i valori del codominio sono in numero finito è facile, per ogni valore del codominio vado a vedere la misura della controimmagine. Faccio il prodotto, la misura della controimmagine per il valore della funzione, faccio la somma e ottengo l'integrale. È chiaro? Quando la funzione non ha un numero finito di valori nel codominio, ma ha un intervallo di valori o un'infinità numerabile di valori, devo fare una serie oppure devo fare vero e proprio integrale. Ma come lo faccio l'integrale? Con quella definizione che è quella che ho dato all'inizio di quest'ultima ora, no? E quindi è quella che mi permette di andare a calcolare l'integrale secondo questa nuova definizione di Lebesgue. L'importante è che se io mi attengo a questa definizione e faccio l'integrale per qualunque funzione misurabile positiva, per esempio, e poi a seconda dei casi, cioè, io sto tranquillo che le proprietà di numerabile additività della misura si tradurranno in analoghe proprietà dell'integrale. Cioè, io innanzitutto posso fare in linea della successione di funzioni misurabili e misurabili, e questo esercizio sarà la prima cosa che faremo mercoledì, e poi in certi casi sarà più facile mostrare che il limite degli integrali è uguale all'integrale del limite. Questo faremo per Beppo Levi, poi lo faremo nel caso di
del lemma di fiducia avremmo che l'integrale del limf è minore o uguale del limf degli integrali, e poi invece per quanto riguarda la convergenza dominante di Lebesgue avremo che l'integrale si può passare al limite su tutti i segni integrali ogni volta che abbiamo la convergenza puntuale però dominata, e questo sarà un ottimo risultato. Daremo anche, siccome noi il teorema del passaggio al limite sotto i segni integrali per la convergenza uniforme con Riemann già l'abbiamo fatto quando abbiamo fatto le successioni di funzioni, faremo vedere un esempio in cui con le ipotesi di prima non puoi arrivare alla conclusione, ma la conclusione è vera e ci puoi arrivare tramite le ipotesi del teorema della convergenza dominata di Lebesgue. Quindi questo lo faremo mercoledì, va bene?